guida turistica dell'universo. Che cosa può raccontare un libro che ha in copertina un astronauta che guarda verso la Terra? È un libro un po' particolare, un po' come dire, sui generis. Perché? Perché in realtà ancora noi non possiamo fare i turisti spaziali, anche se le vicende dell'ultimo anno, del 2021, ci hanno fatto vedere che in realtà qualche turista, come dire, almeno nello spazio vicino, sta cominciando ad andare. In realtà questa guida turistica dell'universo racconta che cosa potremo fare in un futuro, chissà, forse anche molto lontano, quando potremo davvero fare i viaggi interplanetari, i viaggi interstellari. Per esempio, dove andare a fare un bel bagno termale, dove andare a pattinare sul ghiaccio per chilometri e chilometri, dove andare a scalare il vulcano più alto del sistema solare, ma non solo. Che cosa ci può accadere se ci troviamo, per una malcapitata ipotesi, a orbitare attorno a un buco nero, oppure vogliamo andare a finire in un luogo più isolato dell'universo. Beh, come le guide turistiche, quelle che leggiamo e che consultiamo prima di andare a visitare una città o un paese straniero, prima appunto di affrontare il viaggio, beh, anche questa guida turistica dell'universo si presta a questo tipo di consultazione. Volete andare a visitare gli anelli di Saturno? Volete andare a vedere che cosa si prova a viaggiare nei dintorni di una cometa, oppure attorno appunto a un buco nero, o andare a visitare il paesaggio di un pianeta extrasolare? Beh, questa guida turistica dell'universo è la lettura che fa per voi. Buon divertimento!